A noi pare chiaro che questo disegno di riforma costituzionale sia un disegno per riaccentrare tutti i poteri a livello nazionale. Abbiamo visto il DDL Delrio che svuota i poteri alle province ma mantiene il carrozzone e i costi e toglie un pezzettino di democrazia. C'è la volontà di togliere il potere al Senato ma di lasciarlo in un'altra forma e lasciamo sempre un altro carrozzone, quindi non andiamo ad intervenire su quello che è il tema dei costi. Abbiamo visto adesso l'intenzione di togliere le deleghe alle regioni, le deleghe più importanti alle regioni e quindi togliere un potere di amministrare il proprio territorio così come era pensato quando era stato inserito in Costituzione negli anni 70. A questo punto non rimarrebbe altro che una Camera eletta probabilmente, bisogna vedere poi se il Movimento 5 Stelle diventerà abbastanza forte o perderà qualche punto percentuale, con una legge elettorale che permette a un partito, magari con il 25-27%, di governare tutto il territorio italiano. Per noi è davvero una situazione molto preoccupante, perché andiamo verso un riaccentramento che è antistorico, che nessun altro paese sta facendo, e contro una netta mancanza di democrazia, davvero togliamo. Se si può ragionare, noi non siamo d'accordo sull'abolizione del bicameralismo, lo si può fare abolendo una Camera. Non lo si fa mantenendola, dando la possibilità al sindaco, che poi fa anche il presidente della città metropolitana, di andare anche a Roma a partecipare all'assemblea di una Camera alta. Ma spiegatemi il significato, ma quando è che trova il tempo un sindaco di una grande città, che lo fa a tempo pieno, di governare una città metropolitana e di governare anche una Camera alta? È una follia. E il problema sono i costi, sono le 150 persone non elette che dovrebbero andare non si sa bene a fare che cosa a Roma in una Camera, non hanno possibilità di sindacato ispettivo, non hanno potestà legislativa, cosa la manteniamo a fare? Diventa il pensionato onorifico di qualche politico? Senza parlare poi dei 21 nominati, perché non siamo solo contenti di non far più votare i cittadini per una Camera, ma addirittura decidiamo di mettere 21 nominati, perché non ci accontentiamo mai e quindi qualcuno sceglie di mettere 21 nominati perché magari dai territori possono nascere delle maggioranze diverse e quindi noi saremo in grado, con dei nominati dall'alto, di andare a influenzare poi delle maggioranze all'interno di una Camera, perché questa è la realtà dei fatti. Una riforma che se l'avesse fatta 4-5 anni fa Berlusconi con la sua maggioranza ci sarebbero state le barricate per strada da parte di quel partito che oggi guida il governo e propone questa stessa riforma. Quindi è assolutamente una cosa vergognosa dal nostro punto di vista. Vergognoso è stato anche l'incontro di lunedì che a Regione Lombardia qualcosa sarà pur costato. Siamo stati convocati con tutte le regioni a Roma per discutere di questa riforma, per prendere una posizione unitaria come regioni. E la conferenza delle regioni prenota un'aula dalle 11 alle 14.30, poi scadono i tempi, non si può più parlare, tagliamo gli interventi, non è un problema. C'era una chiara volontà di non dibattere, di non arrivare a un documento unitario, quindi noi oggi stiamo qua a discutere di trovare un documento unitario da mandare alle altre regioni, da mandare all'ANCI, quando siamo andati lunedì a Roma in delegazione e non siamo stati ascoltati. Quando c'è un presidente che dovrebbe rappresentare tutte le regioni come era Errani, che non è stato in grado di fare sintesi delle posizioni emerse, dato che la maggior parte delle posizioni emerse erano per un mantenimento, se non un aumento delle autonomie degli enti regionali. E lui, da presidente super partes, quale sarebbe dovuto essere, ha deciso di chiudere l'incontro e l'assemblea con una posizione prettamente di partito. Sembrava di stare al congresso del PD. Difendeva le grandi riforme di Renzi che, seppur non così forti, avrebbero rappresentato il futuro, l'ammodernamento del nostro paese, prendendo in giro le persone che sono lì, perché se si vuole prendere in giro i cittadini è talvolta più semplice, ma quando le persone vivono all'interno dei consigli regionali, sono consiglieri regionali, fanno parte di giunte, è un po' più difficile prenderle in giro. E quindi lo si fa solo per rispondere delle esigenze di telecamera. La nostra proposta è quella di sentire i cittadini, perché in quest'Aula nessuno oggi ha pensato di ridare la parola ai cittadini. E non è assolutamente il collega Bruni
diceva che giustamente esiste un referendum deliberativo dopo che sono state fatte delle modifiche se non si raggiungono i due terzi. Ecco, qua chiamiamo i cittadini a esprimere un sì o un no su un pacchetto finito e definito. Esiste la possibilità, a nostro modo di vedere, di fare esprimere i cittadini prima, chiaramente su delle posizioni macro, non entrando nei dettagli, nelle singole deleghe che ogni ente locale, ma su una struttura di paese moderno che questi vogliono, preceduta da un dibattito. Ognuno esprimerà la propria posizione, ma possiamo cambiare una cultura dove coinvolgiamo i cittadini e non li prendiamo sempre per stupidi che non sarebbero in grado di entrare nel merito delle riforme del paese in cui vivono. Quindi il nostro punto di vista è chiedere a quest'Aula di portare avanti un referendum consultivo. Potremmo vederne i termini, potremmo vedere le questioni che andiamo a porre ai cittadini su come i cittadini vogliono la struttura di un paese moderno e del paese in cui vivono. Dato che non esiste lo strumento a livello nazionale, perché esiste il deliberativo su decisioni già prese o l'abrogativo sempre su decisioni già prese, ma in quasi tutte, se non tutti, gli statuti delle altre regioni esiste questa possibilità. Forse lì sarebbe un atto di coraggio chiedere ai colleghi delle altre regioni di chiedere ai propri cittadini, magari facendolo in un momento unitario, in modo che andiamo a creare un referendum consultivo a livello nazionale e i cittadini possano esprimersi su che modello di Stato loro vogliono. Io non sono così convinto, e questa è la mia posizione personale, che i cittadini non vogliano uno Stato strutturato in modo federale, con maggior potere alle autonomie locali, nonostante le schifezze che paghiamo per anni in cui, e mi ha anteceduto su questo il collega Capelli, per anni in cui le regioni non sono state assolutamente gestite bene. Ci sono stati scandali, ma c'è stata anche una mala gestione, una scarsa qualità della legislazione, l'ha detto anche lei, consigliere Bruni. Quindi noi possiamo, con un dibattito che dovrebbe far fare un passo in avanti anche a livello culturale questo paese, coinvolgere la cittadinanza e fare un ragionamento, ognuno per il partito politico che rappresenta, e chiedere alla cittadinanza cosa vuole. E sulla base di questo mettere mano in modo unitario, sì a questo punto, a una riforma dello Stato in modo strutturale e che possa dare davvero una struttura futuribile al nostro paese. Noi di questo siamo assolutamente convinti. Quindi, anni fa si parlava di federalismo, adesso la parola federalismo è sparita completamente dal dibattito pubblico, è completamente sparita, probabilmente, anzi sicuramente, perché qualcuno la cavalcava a livello elettorale, però mi pare di aver sentito anche nei mesi che ho trascorso all'interno di quest'Aula che molte persone provenienti, molti colleghi provenienti da altri partiti parlassero di una necessità di maggiore autonomia degli enti locali, perché non scherziamo, gli enti locali e l'ente regionale conosce meglio il proprio territorio, le peculiarità sulle attività che porta avanti e lo vediamo tutti i giorni. Io non so chi l'abbia pensato, ma pensare di riportare la gestione dell'area vasta, dell'urbanistica e del territorio a livello nazionale è una follia pura. È pura follia. Io non so che mente possa aver elaborato. Abbiamo avuto 40 saggi strapagati per elaborare questa cosa. E quindi davvero, se vogliamo uno scatto di dignità, non preoccupiamoci dei cittadini. I cittadini, se siamo in grado di dimostrare che gli enti servono, sono con noi, non sono mai contro di noi. Certo, bisogna recuperare le schifezze fatte nel passato. Però se per una volta tanto, finito il periodo elettorale, si ragionasse con i cittadini in un dibattito serio su che cos'è l'importanza dell'ente regionale e delle autonomie locali, io sono convinto che la strada non sarebbe quella segnata oggi in modo autoritario e calata dall'alto dal governo Renzi. Quindi la nostra posizione la ribadisco, un referendum consultivo ad estendere le altre regioni con un atto di coraggio e finito il periodo elettorale per togliere qualsiasi questione legata alla propaganda, fare un ragionamento serio e chiedere ai cittadini qual è la loro opinione. Grazie.